Buonasera a tutti, siamo qui questa sera nella fantastica cornice di Campo Imperatore ed è qui l'osservatorio, bellissimo. Stasera siamo arrivati qui, sono le 9:20 e facciamo una passeggiata tranquilla fino ad arrivare al Duca degli Abruzzi, dopodiché piazziamo le tende e domani si riparte per goderci l'alba e poi per il pizzo di Intermesoli. Con noi, come sempre, stasera in una versione doppio zaino, il grande zio. Non ci facciamo mancare niente, a noi il 5 stelle ci fa un baffo, qualsiasi cosa vi possa servire, noi l'abbiamo. Abbiamo ecco. Già per un paio di giorni non ci manca nulla. Comunque comincia a fa buio, quindi a breve si vedrà veramente poco. Vi invito come sempre a guardare il video, mettere mi piace e iscrivervi al canale. Aiutateci, le cose stanno andando bene, continuate così e niente, buona visione. Buongiorno, ore 6. Abbiamo dormito qui, praticamente con una terrazza magnifica. Stanotte umidissimo, umidità incredibile. La risveglio stamattina è qualcosa di galattico. Dei colori memorabili. Campo Imperatore, una di alba spettacolare. Corno purtroppo un po' coperto, ma magnifico, adesso faccio una bella dronata. Duca degli Abruzzi, fantastico, ieri sera ci ha ospitato per la cena. Niente, adesso caffettino, dronatina, questi bei colori. Quest'alba che sta uscendo fuori e poi si parte direzione qui sopra, pizzo di Intermesoli. Buona visione ragazzi. Immagini spettacolari, abbiamo fatto una dronata pazzesca. Rifugio Duca degli Abruzzi, il grande zio che prende il passo, un po' infreddolito anche lui dalla nottata umida,
Com'è andata sta nottata, zì? Non c'ho parole. Sono alto 1,93 m dentro la tenda, uno per uno. La tenda che è rimasta qui. Non so se si riesce a vedere. Speriamo che nessuno dice niente. Non c'ho idea se si possono lasciare tende, se possono lasciare tende, io ho lasciato e basta. Adesso prendiamo la via per l'intermezzo lì. Paura, hanno parlato tutti di un bel dislivello, bella salita che ti spacca le gambe, e sono molto curioso, anche lo zio. Vabbè, ho fatto Montamaro, amaro, questo ci farà piangere amaro. Dovremmo essere finalmente al nostro svincolo. Adesso prenderemo sentiero 149 per la Sella dei Grilli, a 1:10 da qui. Quindi da qui scendiamo, faremo proprio il percorso che va lì, scende e poi eccolo lì, risale per andare sulla Sella dei Grilli. Canalini affrontati, siamo a 15 minuti dalla Sella dei Grilli, quindi un altro pezzetto di salita dietro l'intermezzo lì, il Monte Corvo, e niente, pizzo di intermezzo di da qui 1:40. 8:18 adesso, quindi al nostro lentissimo passo saremo su per le 10. Avanti. Finalmente siamo sulla Sella dei Grilli. Corno Grande oggi sta facendo l'amore con quella nuvola, da stamattina non si riesce a liberare. Siamo partiti praticamente da qua giù, al rifugio Duca degli Abruzzi, abbiamo fatto tutta la cresta, dietro scesi e poi risaliti qui dal Cefalone, e adesso su, diretti verso l'intermezzo. Thank you.
Oggi giornata camosci. Altri sei. Che spettacolo. Ah, mi stanco. Noi ci stiamo lamentando. Abbiamo incontrato un signore sulla sessantina di Stoccarda che è partito, non ho capito male, da Piana di Selva, ha fatto il Monte Corvo, l'Intermeso, che adesso scende, Duca degli Abruzzi e Corno Grande. Non me lamento più. Dobbiamo quasi esserci.